presenta TARP al Quirinale. Il presidente Gronchi col ministro Martino, il sottosegretario agli esteri e i suoi consiglieri riceve nella prima udienza ufficiale il corpo diplomatico. Con il comandante dei corazzieri, l'ambasciatrice d'America, signora Lewis. Quello d'Inghilterra, sir Ashley Clark. Quello di Francia, monsieur Fouque Dupert. La cerimonia si svolge nella sala degli specchi. L'ambasciatore del Belgio, barone Van der Elst. Quello di Spagna, sua eccellenza de Sangronis, il Castro. Tutti sono introdotti dal capo del cerimoniale, ambasciatore Baldoni. Ecco il nunzio apostolico, monsignor Fietta, decano del corpo diplomatico. Ogni capo missione è accompagnato dalla propria delegazione. Sua eccellenza Kel Harada, rappresentante del Giappone. Si chiude così la prima udienza concessa al corpo diplomatico dal nuovo presidente della Repubblica.